Onorare la memoria dei cittadini che hanno fatto grande Monte Sansovino e celebrare i talenti attuali. Questo è il senso del premio Sansovino di bronzo. È un momento importante per la nostra comunità. È un premio che questa amministrazione ha voluto istituire in ogni modo, perché deve essere un premio che serve per ricordare il nostro passato e per onorare i nostri personaggi. È un premio che ha questa finalità. E stasera proprio faremo questo, ricorderemo persone che ormai non ci sono più, però che hanno dato tanto a Monte Sansovino, e nello stesso modo onoreremo queste persone come le persone del presente che sono state ritenute meritevoli di questo premio, perché mentre il Sansovino di bronzo l'assegnazione è soltanto unica, una, abbiamo anche dei premi speciali ad altri personaggi che appartengono alla nostra storia e alla nostra comunità. Quanto la emoziona un premio alla memoria per qualcuno che ha fatto davvero tanto per Monte Sansovino? Mi emoziona molto, mio papà sarebbe stato sicuramente felice di riceverlo e ha dedicato sempre tutta la sua vita, la sua attività professionale, insomma, era il suo rifugio Monte Sansovino, era il suo rifugio da bambino e lo è stato in età matura insieme a mia mamma e quindi ha dedicato, era un gran curioso e quindi insomma per lui è stato molto importante. Sono stati fatti anche degli studi interessanti intorno anche alla sinagoga di Monte Sansovino e suo padre era sempre in prima fila. Sicuramente il tema della sinagoga era un tema a lui molto caro e quindi curò il rilievo, si occupò anche del cimitero ebraico.